sbagliate serve per misurare qual è l'interesse dei circoli. Lo Yacht Club italiano sicuramente ha un potere di parola importante. Sì, noi purtroppo per la questione che all'inizio la Lega non era stata, diciamo, omologata dalla Federazione Italiana Vela, non avevamo potuto prendere in considerazione la partecipazione. Poi a fine giugno, quando tutto si è risolto, abbiamo deciso di partecipare, purtroppo non forse con l'equipaggio ottimale che avevamo in testa, perché alcuni avevano già degli impegni. Comunque per noi rappresenta sicuramente un grande interesse, anche ci auguriamo in futuro di poter essere parte attiva nella fase di organizzazione di un evento, anche se riteniamo che Genova non sia una location particolarmente indicata, perché con la bella stagione le condizioni climatiche non consentono una regolarità di svolgimento di regate come si può considerare a Napoli o in altre località, ma però vorremmo comunque essere partecipi dell'organizzazione. C'è uno spirito di circolo differente rispetto alle altre regate? Sì, anche perché, diciamo, i ragazzi che sono venuti qua lo sanno che difendono non, diciamo, il loro nome personalmente, ma difendono il club, quindi è chiaro che oggi noi siamo qua in tre più me, quindi non è che abbiamo uno spirito iper allargato, però questo è l'intendimento di voler coinvolgere, se ci saranno delle selezioni, se ci saranno delle regate locali, insomma, diciamo che il club fa un grande lavoro verso i giovani e quindi da questo punto di vista sanno cosa vuol dire il simbolo, il senso di appartenenza al club, però mai hanno partecipato a un evento dove era il club la parte principale, e quindi questo sarà sicuramente un'azione che coinvolge sempre di più, e ci auguriamo anche i giovani, se un domani ci sarà un'attività di questo tipo legata a una fascia di età più limitata.